Sognare si può, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti, bentrovati al nostro appuntamento del venerdì con il nostro ragionier Giuseppe Imperato. Con qualche minuto di ritardo, un po' di più. Facciamo il punto. Possiamo allungarci. Sì. Noi, il nostro tempo è quello. Partiamo un po' più tardi, abbiamo avuto un po' di problemi di traffico, ma alla fine ce l'abbiamo qui, sei riuscita a arrivare, ce l'abbiamo fatta. Sì. E naturalmente siamo qui sempre a sperare in qualche notizia positiva, che però già mi anticipavi che non arriva. No, esatto, purtroppo non c'è ancora. Che non arriva, è una situazione, diciamo, molto, sto constatando giorno dopo giorno, che è abbastanza molto difficile e defaticante, soprattutto per noi che siamo autonomi e piccoli partite IVA, piccoli professionisti individuali, autonomi, senza organizzazione né di ufficio né di impresa, o di ufficio, minima parte di ufficio, ma senza organizzazione, piuttosto di mezzi finanziari, perché purtroppo siamo soggetti al cliente, che a sua volta è nel sistema generale dell'economia di mercato, che oggi come oggi io trovo sia molto 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 rallentata. Quindi anche noi, purtroppo, che siamo, tra virgolette, un po' l'ultima ruota del carro, ne risentiamo, anche perché, come sempre ho detto, il cliente che si rivolge a noi, soprattutto a me come professionista, praticamente ha altre esigenze prioritarie, che sono le forniture per il suo lavoro, la manodopera, i servizi, o comunque tutti quei costi che gli consentono di effettuare il suo lavoro. A questo, se poi aggiungi il fatto che ultimamente, data un po' il periodo di crisi, di inflazione e di aumento delle materie prime, certo, in primis il carburante, che si trascina a ruota libera tutto il mercato, chiunque viene, diciamo, stritolato in questo meccanismo e trova molte rema, ha molte difficoltà ad andare avanti, perché praticamente i pagamenti poi più o meno si bloccano tutti. Esatto, è un po' come il famoso, no, cane che si morde la coda, sì, perché è chiaro che poi a pioggia... Certo, poi in alcuni settori dove, tipo quello edile, ma anche dei servizi, c'è ancora questa reciproca, ci si fa reciproco ostruzionismo, io così lo definisco, reciproco ostruzionismo, a richiedere, pretendere che ci sia il solito DURC o DURF regolare, cosa che oggi non è che non si vuol fare, oggettivamente in molti casi non si riesce a fare. Certo, diventa eppure, complicato. Eppure si presta, nonostante questo, si presta la propria attività, si presta il proprio tempo, si presta il proprio lavoro, le proprie energie, anche fino a quelle poche finanziarie, e poi alla fine ci si vede, non dico denegato, ma comunque allungato il tempo di pagamento, e questo porta degli scompensi non da poco per le piccole aziende, che si trovano ad essere un po' soffocate. Quindi diciamo, è una situazione molto difficile. Esatto, molti sono i nostri ascoltatori che infatti ci chiedevano se c'erano degli aiuti previsti per le piccole aziende. No, gli aiuti possono essere solo a livello dell'energia, però non ti danno dei soldi, ti danno dei crediti d'imposta. Io l'ho detto una volta, non so se l'ho detto qui, in Grecia, quando c'è stato 2 o 3 anni fa, o l'anno scorso, quando c'è stato l'aumento generalizzato dei costi energetici. Io ho un amico che risiede in Grecia, si è trasferito lì per lavoro, direttamente, quindi dalla bolletta, toglievano una cifra calcolata in base al volume d'affari, in base all'attività svolta, e quindi uno il beneficio lo percepiva subito, immediatamente. Certo. Qui in Italia cosa si è fatto? Parliamo dell'energetico. C'è avuto proprio un'impennata pazzesca dei prezzi, dove dalla bolletta da 1 a 3, da 1.000 si passava a 3.000, poi è stato istituito questo credito d'imposta che
oltretutto ti costringe e costringe le imprese, diciamo, che consumano energia a fare queste un po' defatiganti pratiche di diciamo esporre la differenza tra quello che pagavano l'energia nel 19 rispetto a quello che poi pagano adesso, trimestre per trimestre, attenzione, quindi vatti a recuperare le bollette del 19 rispetto a quello che paghi adesso nel 20, o del 19 o del 20 rispetto a quello che paghi adesso come energia, fai la solita domanda e poi ti arriva con quella domanda, passati un determinato numero di giorni ti arriva il credito, cioè puoi usufruire di un credito d'imposta pari a quella differenza, certo, o pari a una percentuale, poi dipende dalle casistiche. Capisci bene che cosa succede, qual è l'effetto pratico, è un po' l'incongruenza. Io comunque sono costretto a anticipare dei soldi che io no, a volte non ho, o comunque sono frutti di un aumento sconsiderato cui io come piccola impresa, ma anche come grande impresa, non ero preparato. Certo. No. Quindi io prima pago e poi ricevo non dei soldi indietro, ma un credito d'imposta. Cioè io con quel credito mi posso pagare contributi piuttosto che imposte, eccetera. Ripeto, la Grecia, che noi consideravamo un paese, diciamo, un po' terziario, eccetera, invece ha applicato quella, si è mossa e pensa che lì, ma infatti mi diceva questo mio amico che lì, ovviamente essendo una regione un po' come una nazione, un territorio come il nostro, diciamo anche con un clima molto favorevole, molto hanno sviluppato l'approvvigionamento da fonti energetiche alternative, quindi non solo certo, i fossili, ma l'energia solare proveniente dai pannelli. Quindi, ripeto, per questo aiuto è stato dato praticamente e fisicamente alle aziende nel momento in cui si sono trovati a fronteggiare questo repentino aumento, certo, del costo energetico. Noi invece prima li paghiamo, se non li paghi ovviamente ti staccano corrente o gas che sia, certo, e poi dopo ti puoi usufruire di un po' di credito d'imposta che, sì, per carità, ti può aiutare in qualche modo, ma all'atto pratico tu sei costretto ad anticipare, poi dipende nel momento in cui tu devi pagare la bolletta, se hai o meno denari in cassa. Certo, certo. E quindi è sempre la solita situazione. Esatto. Quindi capisci bene che questo è un esempio dei tanti dove, pur in presenza di difficoltà oggettive che persistono e sussistono un po' per tutte le nazioni europee, ma anche nel mondo, noi siamo ancora ad adottare dei provvedimenti un po' tampone, ma che comunque non giovano di primo acchitto, di prima battuta all'economia delle piccole e micro imprese. E certo che no. Invece, dal tuo punto di vista, per quel che riguarda i dipendenti, le cose vanno un po' meglio? Sì, nel potrebbe senso che essere. Sai che si sì, potrebbe. Situazioni. Allora, secondo me, l'unico potrebbe essere, perché ne hanno parlato, hanno già qualcosa tolto dalle buste, l'unica, diciamo, agevolazione può essere quella che possano tagliare ulteriormente il cuneo fiscale a partire dal 24. Mm. Quindi ancora un po' di riduzione sulla pressione fiscale soprattutto. E poi più o meno sul discorso contributivo siamo sempre sugli stessi valori, piuttosto sulla pressione fiscale. Quindi maggiori detrazioni, quindi un po' di innalzamento della soglia per i redditi medio-bassi. Diciamo che stanno, adesso io buttavo l'occhio, no? Si stanno ventilando una serie di bonus anno 2023, no? Ne leggo qualcuno che mi è capitato sotto tiro, c'è un bonus SAR fino a 1000 euro per i disoccupati dal 1 settembre, un nuovo bonus spesa per tutti senza ISEE da ottobre, bonus liberi, materiali scolastico, questo vabbè c'era già, c'era un aiuto. Sì, poi c'è stato quell'assegno che poi è stato dato a luglio, ma non so se l'hanno tutti un po', però lì ci voleva l'ISEE, quello dei 380 euro.
sì, però ci era sono un'integrazione alla, sì, alla alcune probabilmente sì. sono alcune sono proposte, alcune magari sono già anche partiti sì. No, però beh, come la vedi sti bonus? Sono comunque anche lì, sono una tantum. Non sì, sono sì. continuativi. No, no, certo, parliamo di bonus. 200, 300, per carità, tutto però è in una situazione così, non so quale possa essere l'effetto. Effettivamente. Per carità, non, però c'è da dire che non basta, per quanto la facciano semplice, eccetera, anche per questi bonus bisogna andare al patronato, perché di sicuro sono erogate sì dall'agenzia italiana, però anche per il tramite dell'INPS, come è stato, penso. Come c'è stato, ma alcune cose. ci sono varie delle entrate, sì, però sì, comunque sì. bisogna fare delle comunicazioni, bisogna praticamente recarsi al CAF. Io non li faccio perché non ho tempo, però di sicuro i patronati, i CAF, li fanno queste pratiche per carità. Però sono comunque pur sempre un po' come la segnalazione che è stato dato poi una sola volta. Sì, diciamo probabilmente stiamo parlando anche qui di aiuti tampone, che sì, comunque aiuti tampone. Sì, cioè sì. il bonus hanno proposto, però quello dovrebbe essere in finanziaria, il bonus carburante, quello forse sì, l'hanno proposto.